Oltre 4.000 ore per i progetti educativi zonali, conclusa la selezione per i laboratori finanziati dalla Regione per combattere la dispersione scolastica. Per la zona della Piana di Lucca saranno 110 progetti che prenderanno il via a gennaio. Lavoratori SEA in agitazione, gli oltre 130 lavoratori di SEA Ambiente sono preoccupati per l'esito del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla legittimità dell'affidamento diretto a Erzu del Comune di Camaiore per la raccolta dei rifiuti. Serata conclusiva per Barga Noir, ospite dell'ultima serata del festival Garfagnana in Giallo, l'autore dei Delitti del Barlume, Marco Malvaldi, che ha presentato il suo ultimo lavoro, Il Vento in Scatola. Ha preso il via My Christmas 2019, parte a Borgo Mozzano l'iniziativa natalizia dedicata a più piccoli con la sfilata della Mercyful Band e la casetta di Babbo Natale. Per lo sport, una lucchese tutta cuore spugna il campo della Caronnese, i rossoneri sotto di 2 gol e in inferiorità numerica vincono 3-2 e si avvicinano alla vetta della classifica. Seravezza e Real Forte si dividono la posta, il derby del Buon Riposo termina 3-3, male il Diviborgo che perde 3-2 a Fossano. Bentrovati al TG Noi, dunque come avete sentito dai titoli, il Comune di Lucca, capofila del progetto, ha presentato i 110 progetti educativi zonali che partiranno a gennaio. Prenderanno il via da gennaio i 110 progetti selezionati nell'ambito dei progetti educativi zonali per quanto riguarda la Piana di Lucca. La Regione Toscana finanzia infatti tutta una serie di attività all'interno delle scuole per la fascia di età che va dai 3 ai 18 anni, attività volte principalmente ad arginare la dispersione scolastica. In questa ottica si è dunque cercato di affiancare il personale docente con professionisti facenti parte di cooperative e di associazioni che operano sul territorio in determinati ambiti sociali. Le scuole della zona della Piana di Lucca potranno dunque contare su quasi 4.000 ore suddivise in 332 laboratori realizzati da 41 soggetti scelti sui 57 che hanno presentato domanda. Le linee guida regionali si basano essenzialmente su 4 elementi di inclusione: disabilità, bisogni educativi speciali, intercultura e orientamento. A questi la zona di Lucca ha deciso di affiancare un'altra linea specifica. Noi abbiamo aggiunto, su nostra scelta, in base alla valutazione delle esigenze del territorio, una linea che riguarda il contrasto alla violenza di genere e il contrasto al bullismo. Nel corso di questi anni abbiamo visto che le scuole hanno potuto scegliere di realizzare al loro interno laboratori che hanno queste finalità e abbiamo visto a poco crescere una coordinazione maggiore, una collaborazione di tutto il territorio, un senso più forte di lavorare tutti insieme per uno stesso obiettivo. Adesso ci spostiamo a Viareggio, dove sono in agitazione i lavoratori della SEA Ambiente che hanno problemi per quanto riguarda il Consiglio di Stato che non si è ancora pronunciato sulla legittimità dell'affidamento diretto da parte del Comune di Camaiore per la raccolta differenziata a Erzu. Sono in stato di agitazione gli oltre 130 lavoratori di SEA Ambiente, la società pubblica di igiene ambientale di Viareggio, rimasta orfana del comune di Camaiore, passato alla società Erzu lo scorso 30 settembre. È stato proclamato al termine dell'assemblea dai sindacati CGL, CISL, UIL e USB. Ad oggi il Consiglio di Stato non si è ancora espresso sulla legittimità dell'affidamento diretto fatto dall'amministrazione camaiorese per cambiare gestore. Un'attesa che getta nell'incertezza i lavoratori. I giudici hanno tempo fino a fine gennaio per pronunciare una sentenza che dia ragione o torto a Camaiore ed è la prima ipotesi a generare timori fra i dipendenti, come emerso dall'assemblea e affermato dai sindacati in una nota congiunta. SEA infatti non ha ancora chiarito quali servizi alternativi a Camaiore consentirebbero di tenere in forza tutti i lavoratori in esubero e soprattutto quanti sarebbero gli esuberi. La lista dei lavoratori da destinare al passaggio con Erzu, come ricordano le sigle sindacali, sarà eventualmente consegnata solo al momento della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Nel frattempo, denunciano ancora, non si sono aperti canali di dialogo fra le società che tengano conto dei rischi occupazionali.
In bilico, secondo i sindacati, ci sono una cinquantina di posti di lavoro. Il tempo stringe, se entro il 31 dicembre non sarà effettuato il passaggio del personale da SE a ERSU, il rischio è che diventino esuberi effettivi e che i lavoratori si ritrovino senza un posto. Per questo è stato chiesto di riaprire, a brevissimo, il tavolo di conciliazione in prefettura, dopo il primo tentativo andato fallito. Lo stato di agitazione nei prossimi giorni potrebbe allargarsi anche a SE Risorse, la società pubblico-privata che si occupa della raccolta differenziata e che ha già annunciato 21 esuberi. Il sindaco di Viareggio del Ghingaro nei giorni scorsi, dai nostri studi, aveva rassicurato i lavoratori, affermando che non ci sono rischi per i posti di lavoro. Anche quest'anno, in occasione delle feste natalizie, i Lions e la Onlus Amo dell'Amore consegneranno centinaia di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La Onlus Amo dell'Amore ed i Lions Club di Antiche Valli Lucchesi, Lucca Ost, Lucca Lemura, Garfagnana e Pescia doneranno 275 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La consegna avverrà giovedì 5 dicembre alla Conad di Altopascio. La Onlus Amo dell'Amore è attiva su tutto il territorio dove operano i 5 gruppi Lions e si occupa anche di interventi per il patrimonio culturale e artistico e donazioni a vari enti. Un'iniziativa di solidarietà, quella di giovedì, che anche quest'anno servirà a dare un aiuto concreto alle famiglie che stanno per vivere un Natale difficile. L'associazione Amo dell'Amore e Lions Club, con la collaborazione di alcune parrocchie, hanno raccolto generi alimentari per un totale di 55 quintali. La consegna avverrà alle 11 del mattino. E adesso ci spostiamo a Barga, dove al Teatro dei Differenti c'è stata la serata conclusiva del festival Garfagnana in giallo Barga Noir. Giornata di gialli e letteratura a Barga questo sabato 30 novembre con le manifestazioni conclusive del Garfagnana in giallo Barga Noir, con la presenza nella cittadina di circa 100 scrittori provenienti da tutta Italia, tra i quali quest'anno anche gli alunni del liceo classico di Catanzaro. Al Teatro dei Differenti le presentazioni e gli incontri con gli scrittori e le scrittrici ed anche dei finalisti delle varie sezioni del Festival di Garfagnana in Giallo, il cui bilancio, alla sua 11ª edizione, è estremamente positivo, come ci dice uno dei principali curatori del Festival, Andrea Giannasi. 11ª edizione ricca di protagonisti, Marco Malvaldi, Raffaella Fanelli, ma ricca anche di pubblico e di scrittori e di scrittrici provenienti da tutta Italia. E in mezzo a questo la grandissima sorpresa di avere quest'anno per il premio giovani una classe del liceo classico di Catanzaro, che appunto sono venuti dalla Calabria a Barga per ricevere il premio. Grande soddisfazione perché le scuole coinvolte sono tantissime tra Lucca e Barga e la qualità sta crescendo sempre di più, perché insomma 110 scrittori che arrivano dal Veneto alla Sicilia significa che è un premio che sta crescendo, ma significa che è anche un festival che sta crescendo e sta attirando molto perché piace, perché c'è qualità e piace. Tra i momenti attesi della giornata conclusiva l'incontro con lo scrittore Marco Malvaldi, l'autore dei Delitti del Barlume, che sul palco del Differenti è stato intervistato da Andrea Giannasi, Gina Truglio e Fabio Mondadori. Malvaldi ha parlato del suo ultimo libro, Il vento in scatola. È un libro scritto a metà, a quattro mani, con un detenuto, con Glai Gammouri, tunisino, attualmente recluso a Volterra, ed è un modo per riflettere sulla condizione carceraria facendolo con la cara vecchia commedia all'italiana. Si parla in modo leggero di cose che leggere non sono per niente. In questo modo si prova a vedere se si riesce a instillare un po' di curiosità. A chiudere la giornata, prima della proclamazione dei vincitori, la cena con Delitto presso l'alberghiero di Barga, degustando la meravigliosa cucina a chilometro zero dell'Istituto Fratelli Pieroni. E a Borgo Ammozzano hanno preso il via già le iniziative natalizie, soprattutto dedicate ai più piccoli, con My Christmas 2019. Domenica 1 dicembre hanno preso il via a Borgo Ammozzano le iniziative di My Christmas 2019, dedicate al periodo delle festività natalizie. Il primo di una lunga serie di appuntamenti ha visto l'allestimento del mercatino natalizio, con la presenza di tanti personaggi legati al periodo. La giornata si è aperta con il corteo animato dalle note della Mercyful Band, con Babbo e Mamma Natale a guidare il nutrito gruppo. Con loro anche i personaggi di Frozen e tanti elfi con i giovanissimi al seguito.
L'allegria e il clima di festa ha spazzato via per qualche ora anche la pioggia, che ha condizionato in parte la manifestazione. Domenica 1 dicembre a Borgo Ammozzano, l'apertura del villaggio di Babbo Natale curato dai commercianti di Borgo Ammozzano. Continuiamo poi domenica 8 dicembre con la fiera a Chifenti e con Santo Nicola a Borgo Ammozzano. Domenica 15 dicembre Valle di Natale, Mercatini di Natale a Val d'Ottavo, Presepe Vivente a Anchiano. Domenica 22 dicembre abbiamo i mercatini e l'accensione dell'albero di San Giovanni a Diecimo e lunedì 23 dicembre festa sotto l'albero a Partigliano. Quindi anche quest'anno un calendario ricco. Oltre alle bancarelle da negozi aperti a Borgo Ammozzano, è stato possibile incontrare nella sua casetta Babbo Natale, entrare nella stanza del ghiaccio e fare visita anche a Mamma Natale, con una nutrita rappresentanza di elfi che hanno accolto i bambini e li hanno guidati al gioco. E mercatini di Natale aperti anche a Forte dei Marmi, quest'anno tante le iniziative nel centro. Quest'anno il Natale a Forte dei Marmi sarà davvero unico, perché ad aggiungersi all'atmosfera fiabesca di cui si ammanta ogni anno la cittadina nel periodo natalizio, l'assessorato alla cultura e il turismo ha progettato insieme a tutte le categorie economiche cittadine un'edizione speciale che avrà come fil rouge la rappresentazione della favola dello schiaccianoci. Arriveremo a inaugurare quella che è la casa di Babbo Natale, che quest'anno si troverà all'interno del fortino, insieme alla mostra dei mattoncini Lego all'ultimo piano. Ci saranno 100 metri quadri di mostra di mattoncini Lego. Quindi poi arriveremo all'ultimo dell'anno, dove ci sarà il Capodanno sotto il fortino, come sempre tradizione a Forte dei Marmi, e poi arriveremo al 6 di gennaio, dove ci saranno alcune piccole sorprese. Sul pontile è posizionato il grande albero, donato anche quest'anno dal comune Abetone Cutigliano, magicamente illuminato e custodito da due soldati guardiani. A dimostrazione questa colorazione che in Toscana c'è tutto, c'è l'alta montagna, c'è lo sci, c'è il mare, e con due località di pregio in ambiti molto diversi, perché questo veramente è la peculiarità della Toscana. Termina qua la prima parte del TG Noi, una breve interruzione pubblicitaria e poi spazio alla pagina sportiva.